sono state le suore che facevano l'asilo e che tenevano le ragazze, però è conosciuta anche come la casa dei fantasmi, perché di questa casa qui se ne raccontano veramente tante. Allora uno dice, entrando da quel bel portale ottocentesco lì, sulla sinistra c'è una fontana. Allora una di queste leggende dice che dal tubo di scarico di questa fontana, come dalla lampada di Aladino, veniva fuori un soldatino. Non ridete, oh, no, perché paura avevamo noi da piccoli. Visto, parlano di 4, tra i 4 e 5 e 5.000 avanti Cristo. Come? No, se mettiamo insieme anche i nostri 2.000, sì. Se no, avanti Cristo parliamo di 2.500 avanti Cristo. Allora, probabilmente quando hanno scavato, hanno trovato la stele intera. Sì, dove è andata? Nelle discariche. L'architrave era tutto un arco. Guarda Gabri. Guarda Gabri, lì. Visto un'aquila. Allora, prima che io scrivessi il mio libro, il portale più antico era quello della pizzeria al Mulì, 1452, quindi 40 anni prima della scoperta dell'America. Se non che poi, stavo concludendo il mio libro, una signora mi dice: guarda che in via San Fermo al numero 48 c'è un signore che dice che nella sua casa c'è una scritta. Adesso vi farò vedere. Questa data è 1420, quindi la conferma è Borno Sotterranea è 1400, però potrebbe succedere che riusciamo ad andare indietro ancora un pochino, perché se improvvisamente riusciamo a scoprire qualche data, può darsi che sotto il fumo ci possa essere qualche altra datazione. Ah, ecco, brava. Vedi? Allora, se uno tiene acceso e gli altri fotografano, se tu vieni, però se le guardi di traverso. Cos'è che sta facendo? Sta scavando? Guardate la sagoma del telaio, e le donne poverine erano qui con l'unica finestrella. Ma questa è una tipica casa nata per l'agricoltura e per gli animali. L'unica parte signorile è quella lì dove sta Eugenio. Allora, uno mi ha detto: ma perché si chiama castello? Primo, perché si trova nella parte alta, è in cima a mure. Voi sapete che Borno viene suddiviso in zone partendo dall'ombelico, che è la piazza, quindi in cima a mure e Ponta Mure, però si sono dimenticati della cosa più significativa, che è un co a Mure, non la Dassa, in capo a Borno, perché il pericolo per Borno veniva da là, non di qua. Tenendo presente dei muri
tenendo presente che chiusi due portoni, questo era veramente una fortezza, potrebbe essere un altro degli elementi che ci dice perché del castello. Allora, quel bel affresco che avete visto entrando però è del 1700. A proposito degli incendi, la leggenda qui del castello dice che da quando hanno dipinto quell'annunciazione non c'è più stato nessun incendio qui. La cosa ha un suo senso, perché abbiamo detto che l'incendio più grande è 1688, quindi se l'hanno dipinto nel 1700 ormai la frittata era stata fatta, dopo non è successo più niente. Allora, secondo me questa era una casa contadina fatta per raccogliere i frutti della campagna. In più aveva due o tre stalle, ma la più bella, che dove noi adesso entreremo perché le mucche sono in montagna, potrebbe essere addirittura del 1300, che questa probabilmente è la più antica stalla italiana tuttora attiva. Andiamo a vedere la stalla. Questa stalla qui, innanzitutto ho detto che non io, l'architetto mi ha detto potrebbe essere del 1300, che potrebbe dire che la prima costruzione di tutto questo qui che chiamiamo castello, questa potrebbe essere la prima. Intanto siamo sicuri che tutto ciò che è stato costruito sopra è molto recente, ok? Poi sotto ci sono altre due stalle. Allora, questa costruzione, questa volta unghiata, come si dice, è proprio la caratteristica delle costruzioni antiche. In più, questa stalla qui ci permette di calcolare quante mucche poteva avere una famiglia ricca. Non più di 10. No, no, dovete calcolare lì, qui la greppia l'ha fatta dopo. Perché poi qui ci stava il fieno, ci stavano le foglie per la lettiera. 10, su, sono i ganci. Allora, tenete presente però che una volta le mucche non erano i transatlantici che abbiamo noi lassù. Vedete, è una bella faccia di un satiro, un satiretto. Andiamo a vedere i solari. Loro vengono qui. Vedete qui, guarda, questo era il modo di costruire dei poveri, che facevano il graticcio di legno e poi lo riempivano. Queste sono le scale che vanno giù. Allora, avete visto che a mano che la famiglia aumentava, no? Si costruiva una stazzetta. La casa contadina al 99% era dedicata agli animali e ai prodotti, perché tutto l'inverno bisognava sopravvivere con quello che si era immagazzinato durante l'estate. Facciamo un altro passettino. Non c'è pericolo, se state sulle cose sicure, un'altra stanzetta. A mano che due si sposavano bisognava trovargli il nido, bisognava creargli il nido. Ecco. Guardate che questo tetto potrebbe essere addirittura medioevale. Qui sopra ci sono dei coppi che saranno 60 centimetri, quindi antichissimi. Allora, chi ha visto, pian pianino scende e lascia. Thank you.
famiglia Federici si estingue. Naturalmente il marito avrà dato la colpa alla moglie, perché una volta era sempre così. A non avere figli era la moglie, non era mai il marito. Quindi il Federici però ha come figlioccio un Camozzi. Quindi tutta la sostanza dei Federici passa ai Camozzi. Camozzi è l'unica famiglia ricchissima originaria di Borno, perché poi subentreranno anche i Rizzieri, presente Parco Rizzieri, tutta quella bella villa lì, ma i Rizzieri sono originari di Ossimo. Se fate la fotografia, la guardate bene, capirete che lì c'era un'aquila. Ok? Ringraziamento prima di tutto alla casa, perché vi ha organizzato un'estate incredibile e ce lo meritiamo. Grazie. Un ringraziamento straordinario a Francesco, perché oltre che fare la guida ci ha fatto, sì, ci ha anche rotto le scatole complessivamente, però è una persona simpaticissima, ci ha fatto, ci ha insegnato un sacco di cose belle e poi ci ha, anche proprio fisicamente ha fatto la mia parte, cioè mi ha accompagnato, per cui l'abbiamo strapazzato. E poi, come vi avevo detto, e vi ripeto, poi ne parleremo ancora, ma per chi non sarà con noi stasera alla pizzata, dobbiamo fare un ringraziamento straordinario al nostro amico Luigi De Vecchi. Perché? Aspettate prima di battere le mani. Perché, come vi ho già detto, lui fa il filmato di tutto, ma proprio di tutto. Ma questi filmati è talmente veloce, nottetempo, a montarli con musica e tutto, che siamo già in grado di vedere la prima parte dell'ultima uscita che abbiamo fatto, quella delle vigne. La seconda parte è in lavorazione, vero Luigi? Poi ci sarà quella di oggi. Allora, tutto questo dove potete vederlo? Proprio da oggi, per i soci della Gazza, è stato inviato un link a tutti i soci della Gazza, un link, basta aprire quel link e si vedono dal 2013 a oggi tutte le passeggiate montate da Luigi. Per chi non fosse iscritto alla Gazza, oppure non ha ancora ricevuto il link, eccetera, se voi andate su Google Dino Groppelli Borno, oppure diversamente Dino Groppelli YouTube, vedete tutto, sempre dal 2013 a tutt'oggi. Quindi ringraziamo molto Luigi che ci ha permesso di vedere questi ricordi bellissimi.